È l'ultima puntata dello speciale salone di Seili, 33 video, un grande impegno di produzione e post-produzione perché crediamo nella nautica. Per il finale la parola l'abbiamo data a loro, gli espositori. Vittorio D'Albertas, siamo allo stand della Quantum Sailmakers, ma Vittorio intanto fresco campione italiano di Inghi, quindi complimenti, bravo, sì, sì. Un altro titolo. Grazie. Come sta andando il salone e come sono un po' le valutazioni della Quantum? Ma devo dire, mi sembra un po' di ripetere sempre le stesse frasi, però effettivamente quest'anno ci sono state davvero visite interessate, veramente, veramente tutto molto più concreto del solito. E questo, diciamo, la gente si è un po' abituata a questa nuova disposizione, un po' più accogliente, secondo me funziona bene. Nicola Stedile, Ubi Maior, come sta andando il salone, Nicola? Bah, devo dire che il salone quest'anno sta andando molto bene, abbiamo delle sensazioni assolutamente positive, ci rendiamo conto che l'affluenza è aumentata, ma soprattutto è aumentato l'interesse della clientela, degli armatori verso prodotti di alta tecnologia. E infatti quest'anno abbiamo portato anche noi, diciamo, delle novità provenienti dal mondo race, come ad esempio la stampante 3D e la collaborazione che abbiamo avuto con il team di Alex Thompson per l'Imoca 60. Daniele Cassinari è l'amministratore delegato di North Sails Veleria. Daniele, come sta andando il salone? Ma noi siamo molto soddisfatti, il trend in generale mi sembra ottimo. Abbiamo avuto dei primi numeri dagli vari uffici stampa che confermano il fatto che c'è una grossa presenza. C'è molto interesse, la cantieristica vedo che è sempre molto presente, che è quella con cui noi lavoriamo di più, e mi sembra che ci sia molto interesse. Marco Bruni di Doyle, come sta andando il salone per voi, Marco? Ma è abbastanza bene, è sempre importante essere presenti qui al salone, noi ogni anno veniamo qui con piacere, abbiamo preso moltissimi contatti con clienti, più che altro vengono qui per conoscere le novità, vedere di presenze campioni di tessuti, quindi è un'occasione più che altro per noi, anziché parlare a telefono via mail, per confrontarci in maniera diretta col cliente. Come sta andando il salone? Ma per quanto riguarda il nostro prodotto stiamo andando bene, abbiamo un discreto numero di visite, sembrano anche un po' più mirate rispetto a quelli degli scorsi saloni qui a Genova, e quindi nel complesso noi siamo soddisfatti dell'andamento della fiera. Alessandro Vismara, come sta andando il salone? Come è andato questo salone? Cioè, quali sono i trend che stanno emergendo? Devo essere molto sincero? Allora, affluenza ottima, per cui salone ben organizzato, direi bel ritorno di Genova, io sono sempre un grande sostenitore, sono qua dal 1984, per cui devo dire che ne ho fatti, non ne ho mai mancato uno. Come sta andando i trend? Vabbè, lo vedete da soli, la vela purtroppo ha dei grossi problemi, siamo in sparizione, ci vuole tanta cultura e tanto sforzo per le scuole vela e per tornare a portare la gente a capire che cos'è una barca a vela. Si vendono dei caravan, delle roulotte, delle buone barche per stare fermi in rada. Quando si alzano gli occhi non c'è l'albero, quando si guarda sotto non c'è la chiglia, però sono barche a vela. Quindi io sono molto tranchant. Spingiamo la gente a capire che cosa vuol dire andare a vela e noi continuiamo a fare delle barche a vela, ma riduciamo i volumi degli interni, facciamo delle carene che vadano quando c'è vento e quando c'è mare. Poi c'è una grande fame di novità, devo dire che nonostante tutti lavorino sugli interni, le coperte e il concept generale delle barche non hanno per nulla fatto dei passi avanti. Prevedo che nel prossimo anno ci si spingerà su questa direzione, perché ormai bisogna imparare ad andare a motore veloci con le barche a vela, bisogna imparare ad andare a vela veloci con le barche a vela e bisogna imparare ad avere del comfort di navigazione, quindi barche più larghe, un po' una via di mezzo coi catamarani. Secondo me nasceranno queste barche a vela con un layout da barca a motore e uno scafo da motoscafo barra catamarano, ci credo tantissimo.
I Mor dalla Croazia al Salone di Genova, come sta andando questo salone? Sta bene, sta molto bello. Affluenza, pubblico, interesse? Sì, hai molto interesse, para 40, por 40 más. Quindi l'interesse è sul 40 piedi? Sì, sì, por 40. Venduto delle barche? Sì, credo che sì. Grazie. De nada. Devo dire che in questo salone abbiamo incontrato persone nuove. Tendenzialmente c'erano molte persone che tornavano, rivedevano, eccetera. La percentuale di facce nuove è molto elevata, ok? E questo ci fa ben sperare. Ci fa ben sperare anche il grande interesse che c'è attorno al nostro Bel'Air 30, che è una barca molto originale, non solo per le dimensioni, ma anche perché è molto orientata verso l'agonismo. E quindi, come al solito, adesso aspettiamo i prossimi giorni per vedere come le cose si concluderanno, però confermo che l'interesse non è solo sulle barche di grandi dimensioni, anche quelle più piccole. Valentina Gandini, come possiamo valutare questo salone nautico? Come è andato? Ah, per me molto bene, confermo quello che penso tutti gli anni, che per noi, essendo un cantiere italiano, è un salone importante. Abbiamo avuto moltissimo interesse anche di armatori molto targettizzati, quindi speriamo ci porti dentro cose buone e siamo molto contenti. Al di là diciamo del cantiere, cosa sta dicendo questo salone, la stagione dei saloni per la vela, cioè che tendenze stanno emergendo secondo voi? Sicuramente che le barche grandi hanno un po' la priorità, molti armatori cercano barche sopra i 60 piedi. E questo ci dice che abbiamo fatto bene noi ad alzare il tiro della dimensione delle barche. E poi che c'è un mercato, finalmente è ritornato il mercato forse che c'era una decina d'anni fa. E siamo veramente, questo tutti, molto contenti di questa cosa. Dream Yacht Chart, già ci piace il nome perché la barca è un sogno. Come è andato questo salone per voi? Quali tendenze stanno emergendo? Partiamo dal presupposto. Dream Yacht Charter, non affidare i tuoi sogni a chiunque. Quindi noi vendiamo sogni, vendiamo vacanze in barca, in catamarano in tutto il mondo, è la più grossa società nel mondo di vacanze in questo genere, con 1200 barche di proprietà e 51 basi. Il mercato va molto bene, il turismo nautico che vendiamo noi in generale, che abbiamo sviluppato in questi anni anche attraverso una rete di agenzie di viaggio molto importante attraverso i tour operator, per cui noi vendiamo un turismo accessibile a tutti, facciamo scoprire destinazioni in maniera diversa. Invece di comprare un'imbarcazione, gestirla, sostenere tutta una serie di costi, anticipare per questa imbarcazione soltanto un limite del 35%, poterla utilizzare 10 settimane l'anno in una delle nostre 51 basi e dimenticarsi tutto ciò che riguarda la manutenzione, tutto ciò che riguarda i costi di gestione e con la possibilità appunto di almeno 10 settimane l'anno di utilizzarla alle Seychelles, in Croazia, in questi posti. E c'è questo grande desiderio di investire in questo senso anche da parte di quelli che non sono velisti, perché c'è un'altra soluzione che investo, compro un'imbarcazione intera, non più il 35%, vengo finanziato da qualche nostra banca partner e hai una remunerazione dell'8-9% annuale. Chiudiamo questa inchiesta, diciamo, questo Vox tra gli espositori al nostro stand con il nostro partner Nutrimenti Mare. Siete tra i pochi che hanno portato i libri e quindi la cultura del mare a questo salone. Come è andato, Andrea Palombi? Ma è andato abbastanza bene, come sempre, anche se siamo sempre in meno a occuparci di libri e sempre con più difficoltà, diciamoci la verità. Io credo che sia invece fondamentale che anche al salone nautico ci sia una presenza, come dire, di libri per alimentare questa cultura del mare di cui tutti parlano, insomma, in cui pochi però si preoccupano davvero concretamente. I libri secondo me sono un orizzonte, un ventaglio vasto e largo di cose diverse che vanno dai manuali tecnici fino ai libri di narrativa. Sono i libri che in qualche modo non solo ci fanno sognare, ma sintetizzano quello che è poi lo spirito dell'andare per mare, che è sempre un'attività di scoperta, che è sempre il mare è l'ultimo degli spazi in cui non ci sono strade già tracciate, in cui ognuno di noi si deve disegnare la propria rotta. E questo lo fa un posto particolare, un posto ovviamente di avventura ancora oggi, anche oggi in cui l'elettronica, la tecnologia hanno cambiato ovviamente il modo di andare per mare, ma ancora oggi chi parte per una traversata in qualche modo lo fa con uno spirito molto diverso da chi si mette su un'autostrada.
Io credo che in questo i libri servano tanto, appunto, ripeto, nei modi più diversi, insomma. Senti, noi abbiamo chiesto in giro anche un po' quali tendenze sono emerse da questa stagione di saloni e dal Salone di Genova. Lo chiedo anche a te, ovviamente, dal punto di vista dei vostri prodotti, cioè quali sono i libri che vanno per la maggiore? Ma ovviamente in un posto così i manuali giustamente vanno perché c'è bisogno di competenza, c'è bisogno appunto di cultura del mare in questo senso, in senso stretto, in senso proprio di competenza concreta, ma vanno molto anche appunto i libri di chi, che dicevo prima, che in qualche modo ci fanno sognare. Insomma, noi abbiamo pubblicato questo bel libro di un francese, Heron Benoit, che con gli acquarelli racconta le barche che hanno scoperto il mondo, cioè tutte le barche che nella storia dell'uomo hanno scoperto nuove terre, e secondo me è una cosa, anche quello è un segno. E poi naturalmente appunto ci sono i libri di autori ormai in qualche modo famosi come Davide Zerbinati, insomma, che fa i manuali tecnici, piuttosto che i libri per chi si avvicina al mare, che sono fondamentali, i libri per prendere la patente nautica piuttosto che per imparare l'ABC dell'andare per mare, che sono appunto, ripeto, fondamentali credo per tutti, per alimentare la voglia di andare per mare, creare, stuzzicarla, stimolarla, sognare la barca, intanto cominciare dai libri, questa è la verità. Grazie Andrea Palombi, alla prossima.